Questa sarà l'edizione veramente completa di quello che sarà il festival. Il festival che vuole essere cultura, vuole essere spettacolo e poi la presentazione di questi banchi con prodotti tipici delle zone e prodotti artigianali. Taglio del nastro per la seconda edizione dell'Arezzo Moonlight Festival, tra i banchi del caratteristico mercato allestito sul mattonato. Trampolieri da affascinanti spettacoli luminosi e con il fuoco hanno incantato pubblico illuminato la serata. Volevamo provare anche a allargare, diciamo, la potenzialità di questo festival, che oltre alla parte culturale, che rimane come l'anno scorso di altissimo livello, volevamo aggiungere, ecco, anche questa parte legata al mercato, agli spettacoli, che potesse animare l'intera piazza, diciamo, non solo la terrazza di Fraternita ma anche l'intera piazza. Quindi speriamo anche noi che sia un'edizione di successo come l'anno scorso e chissà, magari l'edizione invernale può essere un'idea da sviluppare. Tra i protagonisti del primo appuntamento del salotto letterario Alan El Khan con Adriana e le altre. Ma il libro è un libro di racconti, uno è più lungo degli altri, ha più di 100 pagine, gli altri sono più corti, sono quasi tutte storie di donne, donne di diverse età, di diversi rapporti tra di loro, madri e figlie, oppure mogli, oppure storie d'amore tra donne e uomini, ci sono anche delle storie di nonne e bambini, cioè tutto un universo così variegato di donne di età diverse, appunto, come ho detto, di età diverse che io cerco di raccontare attraverso delle storie. Questo festival con Confesercenti è stato già l'anno scorso una macchina molto importante, quest'anno proviamo a renderla ancora più perfetta proponendo veramente un parterre di livello e sicuramente nazionale, per cui insomma siamo molto contenti.